Siamo nell'aula consiliare 31 marzo 1946 di Mazara del Vallo, qui con noi il professor Karim Annaki dell'Università Core di Enna. Allora professore, oggi un incontro importante rivolto sia agli immigrati sia a coloro che insistono sul nostro territorio da un po' di tempo, puntando sull'integrazione attraverso il lavoro e attraverso le politiche sociali. È un incontro importante appunto perché è un'occasione per dialogare, far dialogare le istituzioni e gli immigrati. Le istituzioni, oggi avremo un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un rappresentante del Ministero dell'Interno che è qui, il signor prefetto qui presente, ma avremo anche un rappresentante dell'Organizzazione Internazionale dell'Emigrazione e soprattutto avremo alcuni rappresentanti di associazioni di tunisini in Italia, non solo dalla Sicilia ma anche da altre parti. E quindi è un momento importante per sentire la loro voce, le loro rivendicazioni, i loro bisogni, i loro problemi. Il dialogo tra chi governa e chi è governato è importantissimo. Senza queste occasioni non potremmo capire appunto quali sono i loro bisogni. A Mazara del Vallo soprattutto abbiamo un gran bisogno di dialogo perché finora l'amministrazione comunale, non solo questa ma anche le altre, dialogano molto poco con la comunità tunisina. Infatti possiamo affermare tranquillamente che manca una politica locale di integrazione. Abbiamo un consigliere comunale aggiunto ma siamo molto indietro, è una figura obsoleta. Non per la figura dell'attuale, ma la figura in se stessa del consigliere comunale aggiunto è obsoleta perché è nata negli anni 90 come consiglio dell'Unione Europea ai Paesi membri per promuovere la partecipazione degli immigrati. Oggi non abbiamo più bisogno del consigliere comunale aggiunto perché ha diritto di voto, ma non ha diritto, anzi ha diritto di parola, ma non ha diritto di voto. E quindi il problema qual è? Visto che abbiamo oggi la seconda generazione, che sono anche italiani di origine tunisina, questi devono inserirsi nelle varie liste, partecipare attivamente alla politica locale e se diventano consiglieri possono parlare e votare. Quindi è una figura che va superata, quella del consigliere comunale aggiunto. Poi ci sono tantissimi altri problemi, soprattutto quello della scuola per esempio, perché la lingua italiana è lo strumento dell'integrazione, senza dimenticare gli altri problemi come l'alloggio, il lavoro, la mediazione e via dicendo. Quindi c'è ancora molto da fare a livello locale come a livello regionale. I temi di questo incontro sono dialoghiamo, conosciamoci, progettiamo e divertiamoci. Ecco, sul progettare mi volevo soffermare, attraverso quali progetti una città come Mazara del Vallo, partendo da questo incontro di oggi, può così operare per colmare questo gap di cui parlava lei? E questo dipende soprattutto dalla futura amministrazione, se ci sarà dialogo tra la futura amministrazione, visto che quelle passate finora non hanno fatto nulla, se ci sarà dialogo certamente possiamo costruire tantissimo, perché la presenza di una comunità che viene da un'altra cultura eccetera è importantissima per la crescita anche interculturale di questa città. E quindi i progetti possono essere progetti culturali di aggregazione sociale ma anche progetti economici, di rapporti con l'altra riva, non mancherebbero le idee, l'importante è che ci sia una volontà politica per l'integrazione. Questo progetto è interessante sia per Mazara ma anche per tutto il nostro paese, l'incontro con i migranti, ci spieghi un po' di che si tratta? Sì, è un vero e proprio programma di promozione della conoscenza dell'interazione più che dell'integrazione, cioè dell'interazione tra le comunità immigrate e non comunitarie più numerose in Italia come quella tunisina e le istituzioni, le amministrazioni pubbliche. Nello specifico a volere questo ciclo di incontri è stato il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, la Direzione delle Politiche dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro, che si è fatto promotore proprio di questo vero e proprio programma di conoscenza che si sostanzia in un ciclo di incontri come questi, incontri pomeridiani, nei
quali appunto la pubblica amministrazione, il Ministero in primis, incontra i migranti, in questo caso i migranti tunisini, e soprattutto le associazioni migranti, che vengono riconosciute come la prima rappresentanza che nasce dal basso, di base, delle collettività immigrate, per creare degli spazi di dialogo, degli spazi di conoscenza reciproca e quindi arrivare a promuovere il coinvolgimento attivo dei migranti e arrivare quindi insieme a strategie anche di integrazione più condivise e quindi più efficaci, più funzionali. Oggi in Italia si fa fatica ad intendere il ruolo degli immigrati come una risorsa per il nostro paese. Cosa vuole dire a coloro i quali, diciamo così, non credono nelle possibilità che possano portare coloro che vengono da paesi esteri in un paese come l'Italia? Beh, voglio innanzitutto ricordare che non si tratta, o almeno si tratta solo in minima parte, di persone che arrivano oggi, ma sono per lo più persone che sono in Italia ormai da tantissimi anni. Più della metà della popolazione non comunitaria del paese è in Italia da almeno 5 anni, perché è titolare di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti. Questo ci dice che è una popolazione che vive negli stessi spazi quotidianamente, porta i figli all'interno delle stesse scuole, fa la spesa negli stessi supermercati, quindi sostanzialmente si tratta di cominciare a vincere la mentalità del noi e del loro, ma cominciarci a pensare come una popolazione che vive all'interno dello stesso paese, di cui condivide i rischi, le difficoltà, e quindi insieme si può anche più facilmente, per esempio, superare la crisi, iniziare a pensare come un unico corpo sociale, non come tanti corpi estranei che condividono uno spazio e poco più. Allora, oggi ci troviamo qui in un incontro importante come l'integrazione comunità e migranti e lavoro, e volevamo una sua considerazione sul ruolo di Mazara del Vallo in quanto città in una posizione strategica per quanto riguarda l'immigrazione e l'integrazione dei migranti nella nostra comunità. E applaudiamo a questa splendida iniziativa. Il nostro sindaco onorevole Nicola Cristaldi non ha avuto alcuna esitazione nel festeggiare questo evento, quello che richiama tutti i valori che afferiscono al concetto dell'integrazione, che a me piace invece denominare come politica del connubio, sposare un'idea per abbracciarne le sfaccettature più simpatiche, peculiari, e quindi quelle vocate evidentemente alla edificazione della coscienza civile, come l'integrazione desidera. Mazara del Vallo si è sempre distinta per quanto riguarda la sua storia nel valore di questa comunione di intenti, e non è un caso che un imperatore come Carlo V la definisce città eccellente, Inclita Urbs, proprio in virtù di questa stretta collaborazione tra le diverse civiltà che si sono succedute e che hanno creato tutti i prerequisiti per il caldeggiamento di questi principi, che in un certo qual modo afferiscono proprio alla collaborazione tra i popoli. Ecco, questa collaborazione come valore della conoscenza, una conoscenza della diversità che non deve far paura, ma che deve essere considerata come un valore aggiunto nel pieno rispetto di un termine che eleva per l'appunto la dignità dell'uomo nella società civile. Questo è un messaggio che dice lei molto importante, che però molti oggi faticano ad assimilarlo. Cosa serve ad una comunità come quella di Mazara del Vallo per cercare di far sì che l'immigrato diventi ancora di più una risorsa, e puntando anche su coloro i quali a Mazara ci stanno ormai da parecchio tempo? Ma mi lasci dire che questo concetto fatica evidentemente ad avere una risonanza, una eco, proprio forse in altri ambienti, ma non certamente nella città di Mazara del Vallo, ove peraltro le istituzioni giocano un ruolo fondamentale nella figura della rappresentazione anche di queste comunità. E io voglio ricordare che Mazara del Vallo nella sua assise più significativa, quale quella del Consiglio Comunale, risulta avere una presenza proprio istituzionale molto forte, come quella del consigliere comunale aggiunto, che risulta essere d'estrazione proprio extracomunitaria, che si fa latore degli interessi della comunità presente nella nostra città. Quindi sotto questo profilo abbiamo sempre dato lezioni di stile dal punto di vista di quella integrazione che risulta essere vocata alla evoluzione di un pensiero sempre presente nella prospettiva della cordialità, dell'accoglienza e della solidarietà. Qual è il messaggio che si vuole lanciare oggi da qui dall'aula consiliare del comune di Mazara del Vallo alla comunità nazionale e a tutti i migranti che si trovano a insistere sul nostro territorio? Io sono ospite e ascolto. Per quanto riguarda appunto l'impegno delle istituzioni, devo dire che qui l'accoglienza non solo ha antiche tradizioni
ed è, come dire, un sentimento forte, da sempre vissuto da questa comunità, dalla storia. Ma devo dire soprattutto che in questa situazione di emergenza che si è creata, in particolare nell'ultimo anno, dove abbiamo visto moltiplicare per 10 gli arrivi, la risposta del territorio è stata straordinaria. Per cui ci stiamo organizzando per un'accoglienza che appunto è nelle corde, nelle tradizioni e nel sentimento della zona, ma è anche fondata su un'organizzazione forte che consente di vedere la provincia di Trapani numero uno in Sicilia e quindi in Europa. Abbiamo più di 1400 ospiti nelle strutture di prima accoglienza, esclusi gli SPRAR, e lì arriviamo a 2000. E non solo sono strutture di un certo livello, per cui un'accoglienza di qualità, ma quello che stiamo registrando di molto bello è che l'emergenza diventa opportunità anche per questa zona, e quindi stiamo creando centinaia di posti di lavoro. Per cui in un quotidiano in cui i posti di lavoro si perdono, grazie a questi ospiti, questa è l'unica risposta in controtendenza forte che vede appunto creare centinaia di posti di lavoro.